Per prima cosa dobbiamo controllare il nostro abitatore che tipo di volt e ampere ha. Quindi vado a staccare la sua batteria, 12 volt 2 ampere. Questo tipo di batteria qua non è possibile aprirla. Ho provveduto ad acquistare su AliExpress il modello compatibile con questo tipo di abitatore Makita. Vedete che l'ho aperto, ho fatto già delle modifiche che ho bypassato e non ho fatto sul video, cioè sono andato a eliminare tutti dei punti che qui all'interno erano già ricoperti di plastica per andare a bloccare delle batterie. Purtroppo le batterie non rientravano all'interno e quindi ho dovuto modificarlo. Fatto questo, dentro della confezione c'erano la sua testa con più e meno, vedete che l'ho inserita sopra per fare direttamente polo positivo e polo negativo, e in più queste due lamelle che vanno agganciate a destra e a sinistra del supporto. Questo sarebbe tutto il kit della batteria completa. Dentro della nostra confezione della scocca della batteria ho trovato regolatore di temperatura, che è questo, controllore della temperatura, che è questo. In base ai volt del nostro abitatore dobbiamo andare a prendere questo tipo di prodotto. Questo è un controllore di carica della batteria, questo è un 3S 40 A, quindi significa che lui ha la possibilità di gestire tre batterie 18650 come queste, e una volta inserite permette di andare a controllare la sua carica. Vanno inserite in un modo giusto, non vanno inserite in un modo a caso, quindi adesso vi faccio vedere direttamente a video lo schema. In base a il vostro abitatore potrebbe essere 12 volt, potrebbe essere un 14 volt, potrebbe essere anche un 18 volt. Esistono diversi tipi di BMS: 3S, 4S, 5S, 6S. Quindi in base a quante batterie possono andare a gestire. 3S sono 3, 4 sono 4, 5 sono 5, 6 sono 6. E l'altro dato che troviamo in parte è 40 A. 40 A significa la sua, la sua gestione massima della corrente che può gestire questo circuito. Vi ricordo che questo è stabilizzato, quindi lui quando va a caricare la batteria va a gestire in maniera uniforme tutte le batterie connesse, non va a dargli un voltaggio a caso o un amperaggio a caso della singola batteria. Un'altra condizione fondamentale è che tutte e tre le batterie nel nostro caso siano similari, quindi più o meno tutte quante dovrebbero raggiungere un determinato tipo di amperaggio uguale, tipo 2 A, tipo 1 A 7, tipo 1 A 6. Non possiamo mettere una batteria da 1 A 5 e una da 4, ipotesi, perché altrimenti ci sarebbe troppo squilibrio nella gestione di ricarica. Per cui mi avvalgo del mio alimentatore Lito Cala. Questo non è uno dei più potenti che ho, ma è uno dei più piccolini, e quindi non vado nient'altro che a metterle sotto carica e a vedere quanto è il loro amperaggio. Le lascio caricare direttamente e dopodiché, dopo averle controllate, andiamo a vedere direttamente quanti ampere hanno per ogni singola batteria, che devono essere tutti quanti più o meno omogenei. Ho provveduto a prendere il nostro glitter, che sarebbe questo tipo di strumento qua, che con la sua pinza permette di saldare in maniera immediata una strisciettina di nickel. Andranno saldate fra una batteria e l'altra tramite quello strumento e permetteranno il passaggio della corrente. Se voi non avete una strisciettina di nickel come questa, non avete il tipo di prodotto, è possibile anche andare a grattare con una lima la testa della batteria sia sul polo positivo che sul polo negativo, e quindi andare a inserire
tramite lo stagno un filo di rame almeno di 1,5 mm di spessore. Lo schema che andremo ad utilizzare è quello che vi faccio vedere adesso sul lato destro. Questo è un tipo di installazione che permette di andare ad agganciarle in maniera che il voltaggio venga sommato ma l'amperaggio praticamente rimanga sempre lo stesso. Adesso andiamo a vedere tramite il nostro tester se effettivamente più o meno la tensione è tutta quanta similare. Polo positivo, polo negativo, 4,19, 3,64 sarebbe leggermente un po' bassettina, 4,18. Possiamo comunque andare ad agganciarle per poterle inserire nel nostro BMS. Meno, più, meno. Adesso noi dovremo andare ad agganciare con la lamellina nickel dal più al meno e la stessa cosa all'incontrario sotto dal più al meno. Mi sono accorto che ho commesso un errore e tre in lungo non ci stavano, quindi ho dovuto ristaccare la batteria. Adesso provvederò a riagganciare il tutto per rifare il cilindro. Era un po' più difficilotto, ma noi tentiamo di farlo lo stesso. Okay. Ora che abbiamo inserito la nostra batteria, il nostro BMS, andiamo direttamente a stagnare il più e il meno direttamente sulla basetta. Sopra abbiamo gli indicatori del più e del meno, non so se li vedete. Una volta che abbiamo agganciato tutto quanto, che abbiamo stagnato sulla nostra BMS, va reinserito all'interno della batteria, quindi dobbiamo riuscire a farcela stare.
Fatto questo, prima di tutto, prima di chiudere, controlliamo che effettivamente la nostra tensione sia giusta. 12,36. Sì, 12,35, 12,36, quindi è praticamente giusta. Fate un po' di attenzione. Penultimo step da effettuare. Andiamo a evitare le viti. Prendiamo il nostro trapano matita, inseriamo all'interno la nostra batteria appena creata, chiudiamo e vediamo se va. Il trapano è tornato funzionante. Prova di forza, ok. Prova di forza seconda velocità. Perfetto. Vediamo se si carica. Facciamo l'ultima prova, che è quella di poterlo caricare. Ho preso il suo caricatore, è pronto, lui sta lampeggiando, è in modalità standby. Tiro via la batteria appena creata, la inserisco all'interno, va direttamente in rosso significa carica, quindi lui sta caricando direttamente la batteria con il suo vecchio alimentatore. Abbiamo salvato questo Makita. Vi ricordo che trovate diversi tipi di BMS, quindi potrebbero essere 3S per 3 batterie, 4S per 4 batterie, 5S per 5 batterie, dipende dal trapano che cosa ha, che tipo di potenza serve. Dopodiché la maggior parte delle batterie di ultima generazione o comunque di trapani tra virgolette recenti di una decina d'anni hanno le viti. Questa è l'altra batteria invece sua, che vedete è pressofusa, quindi non era possibile salvarla. Invece quelle di, ripeto, ultima generazione potete salvarla perché le vitine sono inserite verso l'alto, quindi mantenete la scocca direttamente del vano batteria, e quindi vi basterà acquistare solo un BMS che ha un costo irrisorio, parte da 1,50 euro e può arrivare anche a 3-4 euro, dipende da quante batterie lui può alloggiare. Faccio l'ultima prova, vado a staccarlo un attimino dalla carica e vado a reinserirlo all'interno. E lui è perfettamente funzionante. Bene, dato che questo pomeriggio mi serve, questo lo lascio direttamente in carica, lo lascio qua, così finisce di caricarsi in maniera perfetta la sua batteria, e dopodiché mi metterò a cambiare anche la seconda. Ragazzi, grazie, io vi ringrazio, ciao, alla prossima, ciao.